Benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo ritornati qui dopo tantissimo tempo, finalmente per fare una nuova intervista doppia con una persona che non avete mai visto sul canale. Forse l'avrete sentita questa persona, ma mai vista. Oggi farò l'intervista doppia con questo mio amico che ho conosciuto sempre qui online, e visto che da tantissimo tempo che non lo sentivo a lui, non giocavamo insieme, finalmente da qualche settimana siamo ritornati a giocare, ma insieme, così comunque a parlare, e quindi volevo fare questa intervista doppia. Per altri video di questo tipo, magari se volete un'altra intervista doppia con altre persone, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Detto questo, iniziamo subito. Come ti chiami? Alessandro. Lorenzo. Qual è il tuo soprannome? Master Zane. Mata o Lowell. Quanti anni hai? 19. 17. La tua professione invece? Content creator, social media manager. Studente. Come vi siete conosciuti? Allora, siamo conosciuti online, giocando online, e da lì, da diciamo qualche anno che siamo amici. Siamo conosciuti online giocando ai videogiochi. Dimmi tre aggettivi per descrivere l'altro. Devi partire tale. Facciamo partire Noel, vai. No, perché va bene, vai. Dimmi tre aggettivi per descrivere l'altro. Allora, direi simpatico, molto socievole e altruista. Allora, io direi simpatico, a volte antipatico e gentile. Il tuo punto debole? Non ho un punto debole. Neanch'io. Come ti vesti di solito? Ma con le buste, no. Di solito mi vesto con ma classico, maglietta, jeans, felt magari in inverno. Cerco di creare un look stravagante oppure classico. La parolaccia che dici più spesso? Ti hanno mai picchiato? No. Una cosa che ti rende felice? L'estate. Stare insieme a persone che ti trasmettono allegria e ti facciano star bene. La prima cosa che fai al mattino? Mi sveglio. Mi alzo dal letto. Mentre l'ultima cosa che fai prima di andare a dormire? Guardo il telefono. Mi sdraio. Giusto. Una persona che stimi? Una persona che stimo? Mark Zuckerberg. Io Master Zane, per tutto quello, tutta la buona volontà che ci mette a fare i video. Grande. E le live. Mentre una persona che odi? Lowell. Master Zane. Hai piercing? No. Hai dei tatuaggi? No. Hai dei tatuaggi in programma? No, zero. Sì. Film preferito? Allora, ti dico Spider-Man. World War Z. Vai in discoteca? A volte. Sì, dai. Tutti sabati. Drink preferito? Non bevo. Coca Malibu. Mai stato ubriaco? Bevo solo acqua, quindi no. No. Il tuo piatto preferito? Carbonara. Pasta, panna e salmone. Pensavo a maionese, ma... Ok. Ultimo libro letto? Geronimo Silton. Non ho mai letto un libro. Genere musicale che preferisci? Rap, ok. Genere musicale che odi? Non odio nessun genere musicale. Musica classica. Un piatto che ti disgusta? Pasta con ketchup, maionese. I finocchi. Ho detto per ridere. Aspetta. Com'è che si dice? I finocchi o il finocchio? Il finocchio, credo. Il finocchio. Ma scritelo nei commenti voi, non lo so. Sei mai stato innamorato? Sì. Sì, e lo sono ancora da 3 anni. E cosa ti fa innamorare di una persona? Il carattere, un po' tutta la persona, in generale. Come sapursi e anche l'aspetto fisico. Una figura di merda che hai fatto e che ti ricordi? Non so come, ma una volta, cioè stavo giocando a calcio, mi sono seduto sopra un muretto, sono caduto in questo giardino e ho mangiato un po' d'erba. Figura di merda in particolare, non mi ricordo niente di strano. Hai mai rubato? No. A volte. Sei religioso? Sì.
Niente. Bestemmi spesso? No. No. Se fossi un animale, che animale vorresti essere? Un canguro. Una formica. Di cosa hai paura? Del? Niente. È il buio. Pronti, ti sei visto adesso. Del buio. Dove vorresti vivere? Attualmente Milano, vorrei andare proprio a Milano, mi piace proprio come città. Il mio sogno è abitare in America, però so che è una cosa molto improbabile, quindi direi Milano. La legge è uguale per tutti? E Eh certo. Così dovrebbe essere, ma lo Stato non fa proprio così. Un sogno ricorrente? Non ho sogni ricorrenti. Non mi ricordo quello che sogno. Di solito compri le cianfrusaglie dei marocchini? No! Se sono interessanti, sì. Per Per cosa ti batteresti fino al rischio della vita? Le Olimpiadi. i diritti umani. La violenza serve a risolvere i problemi? No. No. Ti potresti mai innamorare di una persona che non ti piace fisicamente? Forse sì, dipende da come si pone comunque verso di me, dal suo carattere, da tutto, quindi penso di sì. No. Ritieni che l'Occidente sia superiore alla civiltà del mondo? Sì, ma che cos'è storia qua? Oh, ma che sto Perché queste domande? Che parole sei un pensi se occidente? se vincessi 10 milioni di euro, cosa compreresti come prima cosa? Una bella casa enorme. Il diploma. 10 milioni, ma do. Il giorno più bello della tua vita? Ma può essere una cosa magari banale, però quando ho raggiunto 100.000 iscritti, c'è una cosa più bella della vita, però comunque è uno dei giorni più belli, perché comunque è un bel traguardo, secondo Quando ho conosciuto la persona con cui sto insieme adesso da 3 anni. il giorno più brutto? Quando mi hanno hackerato. Lo saprei, non c'è stato già tanto in Cosa cambieresti del tuo corpo? Il fisico, però già ci sto lavorando. un momento. Il fisico e i capelli. Cose che guardi in una donna. Lui, vai, dimmi secondo te cosa guardo io e poi ti dico io Il cosa guardi tu. Ok. sorriso. Gli occhi, i Ok, due azzeccati. fianchi. I fianchi. Sì. Ha ragione, indovina. Allora, secondo me invece Lowell cosa guarda? Gli occhi, il naso e il lato CBD, non so, questi lati qua più o meno. Siamo quasi, però va bene anche così. Hai mai tradito? No. Tradito, tradito, mai. Se lei ti tradisce, la perdoni? Dipende. Dipende dal tipo di tradimento, dipende. Questo Dipende, anche per me dipende. social preferito? YouTube, Instagram. social che odi di più? Twitter, scusami Twitter. Elon, Social che utilizzi maggiormente? utilizzo maggiormente YouTube, Instagram e TikTok, proprio gli unici sono. Di cosa più spesso sono Instagram e TikTok. I social che hai ma che utilizzi di meno quali sono? Nessuno, visualizzo tutti, sono. Telegram. Utilizzi Facebook? No. Canzone preferita? Anelli e collane. Io non ho proprio una canzone preferita, visto che ce ne sono tante, ma la canzone più significativa per me è Sex Sound. Artista preferito? Lazza. Simbolo è Artista più odiato? Pachi. Salmo. Fammi la top 3 dei tuoi giochi preferiti. Terzo posto ci metto Minecraft. Secondo posto Fortnite e primo FIFA. Io metto al terzo posto Rainbow Six Siege, al secondo posto Fortnite e al primo Far Cry 4. Prima console mai avuta? Nintendo. La Wii. Primo gioco che hai avuto? Mario Kart. Minecraft. A che età il primo telefono? Penso 11, 12. 8 anni. Esperienze sessuali? Molte, molte. Alcune. Come concluderesti questo video? Grazie a tutti per essere arrivati fino a questo punto del video. Mettete like, iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video. Allora,
lasciate like, iscrivetevi e scrivete qui sotto altre challenge da fare, magari altre sfide, oppure hai mai con l'Uber. Poi commentate qui sotto quello che volete e le migliori idee verranno comunque eseguite in un video. Abbiamo finito? Finito. Posso? Okay, abbiamo finito. Perfetto.